Galileo riteneva che la natura fosse come un libro, scritto in simboli matematici per essere letto dalla scienza. Poteva essere una forzatura metaforica ai suoi tempi, ma oggi il mondo in cui viviamo è certamente sempre più un libro scritto in cifre per essere letto ed esteso dall'informatica e dalla scienza dei dati. Le tecnologie digitali hanno sempre più successo al suo interno, perché, come i pesci nel mare, sono i veri nativi dell'infosfera. Ciò spiega anche perché le applicazioni di intelligenza artificiale sono migliori di noi in un numero crescente di compiti. Noi siamo semplici organismi analogici che cercano di adattarsi a un habitat così nuovo vivendo un life. La trasformazione epocale del nostro ambiente in un'infosfera mista, sia analogica sia digitale, e il fatto di condividere l'infosfera con agenti artificiali sempre più smart, autonomi e sociali ha profonde conseguenze. Alcune di queste non sono ancora distinguibili, le scopriremo solo con il tempo. Altre sono appena riconoscibili all'orizzonte ed altre ancora sono davanti ai nostri occhi. Cominciamo da queste. I libri sono gomitoli di storie che si intrecciano e si mescolano tra loro. Sono emozioni ed esperienze, ma anche territori inesplorati. Per iscritto è il podcast nato per esplorare questi territori di storie assieme a chi le ha scritte. Io sono Marzia Tomasin e questo è Per iscritto, la voce dei libri. Quello che avete ascoltato è un estratto dal libro Etica dell'intelligenza artificiale, sviluppi, opportunità, sfide, scritto da Luciano Floridi e pubblicato da Raffaello Cortina Editore. Luciano Floridi, tra i più autorevoli filosofi contemporanei, è professore ordinario di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford e di sociologia della cultura e della comunicazione all'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna. La rivoluzione digitale in corso pervade le nostre vite in modo sempre più rilevante, ma ha bisogno di essere modellata affinché sia a servizio del benessere dell'umanità e del pianeta. In questo quadro, l'intelligenza artificiale pone questioni sempre più importanti, come quelle etiche, che vanno naturalmente affrontate. Nel libro, il professor Floridi, partendo dal presupposto per cui l'intelligenza artificiale non è un matrimonio ma un divorzio tra l'agire e l'intelligenza che ha avuto luogo nell'infosfera, indica 5 principi per un'intelligenza artificiale etica e mette in evidenza anche i rischi derivanti da comportamenti contrari all'etica stessa. Il tutto supportato da una convinzione che in lui si rafforza sempre di più, ovvero che la filosofia sia oggi più che mai design concettuale. Ascoltiamo l'intervista al professor Luciano Floridi. Professor Floridi, bentornato a Per iscritto. Grazie per avermi invitato di nuovo. Oggi diamo voce al suo ultimo libro, che si intitola Etica dell'intelligenza artificiale, sviluppi, opportunità, sfide. Raffaello Cortina è l'editore. Questo libro è il frutto di un suo grande progetto di ricerca che non si esaurisce qui col suo lavoro appunto sull'etica dell'intelligenza artificiale, perché ci sarà poi anche una seconda parte sulla politica dell'informazione. Il libro si basa su un presupposto fondamentale: comprendere le trasformazioni tecnologiche in atto è cruciale se vogliamo guidare la rivoluzione digitale in una direzione che sia equa dal punto di vista sociale e sostenibile da quello ambientale. Nel libro si parla di intelligenza artificiale intesa come tecnologia, si affrontano le sfide etiche poste dallo sviluppo e dall'uso dell'intelligenza artificiale e si arriva alla fine a enunciare dei concetti che appunto lei svilupperà poi nel prossimo libro dedicato all'impatto delle tecnologie digitali sull'agire sociopolitico. Per parlare di intelligenza artificiale dobbiamo parlare innanzitutto di un divorzio che ha avuto luogo
luogo nell'infosfera tra l'agire e l'intelligenza. Io, professore, le chiederei di partire proprio da qui, dalla natura di questo divorzio che lei sostiene, che va compresa soprattutto perché oggi prevale invece una narrazione contraria, cioè una narrazione per cui l'intelligenza artificiale è un matrimonio tra una qualche forma di intelligenza paragonabile a quella biologica e artefatti ingegneristici. Sì, hai ragione, questo è forse il punto più importante dal quale partire per capire il libro, non tanto per essere d'accordo con me, ma per capire che cosa cerco di spiegare nel testo. E, si può essere ovviamente in largo disaccordo per molte ragioni. Il punto lo stava già illustrando lei molto bene ed è una sorta di visione alternativa a quella che ci è stata proposta in questi anni, sia dal marketing, sia dalle grandi industrie, ma anche da Hollywood, dalla nostra cultura un po' popolare, un po' magari anche a volte semplicistica, e cioè che l'intelligenza artificiale nelle sue mille forme, perché poi l'intelligenza artificiale ha molti, molti significati, sia comunque di fondo una sorta di matrimonio tra l'ingegneria e la biologia. L'ingegneria ci mette l'artefatto costruito, quindi se vogliamo il silicone o il silicio, a seconda di come si traduce bene o male l'inglese, della nostra capacità tecnologica di costruire artefatti, e la biologia ci metterebbe la nostra idea o concezione di intelligenza. Quindi un'intelligenza artificiale sarebbe questo matrimonio tra due discipline quasi. Tant'è vero che l'intelligenza artificiale, così come noi la immaginiamo, o fantascientificamente, quella dei robot che agiscono al posto nostro, sono consapevoli e così via, nasce soprattutto nei dipartimenti di scienze cognitive, cioè in quei dipartimenti dove si cerca di capire meglio l'intelligenza biologica a tutti i livelli, anche quella umana, attraverso strumentazioni, in questo caso, di tipo tecnologico ingegneristico. Ecco, il libro prende una strada completamente diversa. Invece di seguire la strada del matrimonio tra biologia e ingegneria, e quindi la scienza cognitiva, affronta l'intelligenza artificiale per quello che a me sembra essere una prospettiva molto più realistica, e cioè non da dipartimento di scienze cognitive, ma di dipartimento di ingegneria, e quindi non in termini di possiamo riprodurre anche minimamente, anche soltanto l'intelligenza di un topo, o di un gatto, o di un cane, o magari a un certo punto anche dell'umana, ma in realtà riusciamo a risolvere problemi come sia. Se questo è il fine, e vediamo che oggi mi sembra sia proprio questo, allora non si tratta di un matrimonio, ma di un divorzio. Ed è un divorzio altrettanto straordinario. Questo lo vorrei sottolineare per chi ci ascolta. Così come sarebbe quasi miracoloso riprodurre anche l'intelligenza di un topo in termini ingegneristici, è altrettanto quasi miracoloso avere strumenti intorno a noi che riescono a risolvere problemi o portare a compito dei task, dei compiti, delle operazioni, con successo, in vista di un fine, senza avere la minima intelligenza nel farlo. Lo chiamo un po' un miracolo, questo divorzio, in realtà, come lei già anticipava, tra l'agire e l'intelligenza, perché fino all'altro ieri, letteralmente, se dovevamo fare qualcosa e avere un po' di successo, dovevamo esercitare un po' di intelligenza. Pensiamo anche soltanto al cane pastore che aiuta il pastore con le pecore. Beh, appunto c'è un'intelligenza biologica lì che dà la mano. Le oche del Campidoglio, per tornare un po' alla scuola e a testi, diciamo, di altri tempi, starnazzano, ma con un po' di intelligenza per avvertire l'arrivo dei nemici. Ecco, in tutti questi contesti c'è un po' di intelligenza biologica. Come fa oggi uno strumento, come ad esempio il mio telefonino, a vincere chiunque a scacchi a intelligenza zero, cioè all'intelligenza letteralmente di una caffettiera? Questo è straordinario. Ed è, poi magari ne parleremo dopo, questo divorzio che a noi deve interessare sia in termini di spiegazione, sia in termini di problemi, perché il divorzio crea molte difficoltà, sia in termini di futuri sviluppi di questo divorzio, dove andrà a finire. Di qui l'ultimo riferimento che lei già faceva, e chiudo, in termini di capacità di agire. Visto da un angolo che è tutto dedicato alla capacità di agire, non all'intelligenza nel fare le cose, allora vediamo che il digitale ha trasformato due grandi aree della capacità di agire. Una, chiamiamola del problem solving o del trattamento dei compiti per fare qualcosa al posto nostro, intelligenza artificiale. L'altro è quello dell'agire politico, dell'agire sociale. Cioè noi oggi ci troviamo sempre di più ad avere sistemi molto complessi all'interno dei quali operiamo, ad esempio scelte politiche, scelte economiche, veniamo influenzati dai mass media, troviamo appunto che magari
pensiamo soltanto alle fake news che oggi girano sulla guerra in Ucraina e così via. Ecco, questi due mondi in cui c'è l'agire pragmatico del problem solving, l'agire politico, sono influenzati profondamente dal digitale. Di qui l'idea che appunto questa sia soltanto la prima parte di un duplice libro, cioè una parte A e una, cioè poi una parte B, che è, non è l'agire ingegneristico per il problem solving, ma è l'agire politico dove il digitale fa anche lì la parte del leone. E questo è stato davvero un lavoro immenso quello che lei ha fatto, perché non è chiaramente soltanto il lavoro per la scrittura di questo libro, che senza dubbio sarà stata molto impegnativa, ma proprio tutto il lavoro di ricerca che lei sta portando avanti da anni e che, come lei scrive nel libro, non si è sentito di trattare appunto l'intero argomento in un unico libro, e quindi ha preferito dividerlo in due parti. Quindi sappiamo già che dopo questo ci sarà un altro suo grande lavoro tutto da leggere. Professore, dunque, sappiamo che viviamo nell'infosfera, che è l'habitat costruito dal digitale in cui passiamo sempre più tempo. Abbiamo visto che quando parliamo di intelligenza artificiale dobbiamo parlare di divorzio tra l'agire e l'intelligenza e non di matrimonio. E poi sappiamo anche che oggi manca una governance del digitale, come lei scrive, ma anche che prima di parlare di questo bisogna avere chiaro dove si sta andando, cioè bisogna che ci sia un'idea di progetto umano. Sarebbe auspicabile che la direzione fosse chiaramente quella del benessere dell'umano e dell'ambiente sostenuto dal digitale. Io mi sono posta però una domanda: qual è il ruolo del pensiero? Abbiamo bisogno di comprendere, di assimilare, anche di criticare, ma c'è ancora spazio per il pensiero o rimane, per così dire, irretito nell'infosfera? A me sembra che ci sia non solo spazio, ma ci sia più spazio, perché ce n'è più bisogno. Pensare, cioè ragionare sulle cose per capirle, per criticarle, come giustamente lei diceva, e aggiungerei come terza componente per migliorarle, per cambiarle, per far sì che ci sia anche un design del futuro, non soltanto una comprensione anche intelligente, anche critica, ma ci sia anche un atteggiamento propositivo di programmazione, di pianificazione, di progettazione. Ecco, questo vuol dire essere pienamente umani. Il cane e il gatto non si preoccupano della pensione, non si preoccupano dei danni che magari non hanno fatto o che faranno con il loro comportamento. Noi siamo in grado di distaccarci dal presente per pensare anche a scenari alternativi, a possibilità non ancora esistenti, ad un futuro che deve ancora realizzarsi. Questa nostra capacità di non essere presenti, cioè di distaccarci, di essere altro da qui ora, ecco, questo vuol dire anche, fa parte della nostra capacità, vuol dire anche essere agenti, attori che riflettono. La riflessione serve, come giustamente lei diceva, a capire, a criticare, nel senso di giudicare, cioè di valutare, ma anche poi, ecco, io direi che questa terza componente è molto importante, a pianificare, a progettare, a disegnare il futuro. Perché dico che allora c'è spazio, ma addirittura più spazio? Ma perché più le cose si fanno complicate, la gente piace parlare di complessità, io direi semplicemente complicate, difficili, più c'è bisogno di tanta comprensione. È come se uno mi dicesse: guarda, fino all'altro ieri bastava andare a zappare nell'orto, oggi no, bisogna mettere su un'azienda che fa ad esempio il delivery con un'app. Beh, ci sarà bisogno di più ragionamenti piuttosto che meno, adesso semplifico molto. E così anche in termini di potenzialità che abbiamo tra le nostre mani di dare forma alla nostra individualità e alla nostra società. Ma il mondo per millenni ha avuto poche possibilità, soprattutto poco distribuite. Cioè, era il faraone, l'imperatore, il re, la regina, insomma, quattro nobili, due scribi, insomma, il mondo che poteva veramente dire: ma io da grande vorrei fare questo. Cioè, pochissime persone, ma per una lunghissima storia dell'umanità. Oggi sempre di più, sono ancora poche, ma sono tantissime rispetto al passato, molte, molte più persone possono dire: che cosa voglio essere da grande, che cosa voglio fare, quali scelte. E allora serve ancora più riflessione, ancora più capacità decisionale e progettuale. Allora in realtà io vedo questo nostro futuro non come una sorta di cono che si sta chiudendo, cioè un'impossibilità, uno spazio sempre più stretto in cui, certo, noi deleghiamo più cose a macchine, a strumentazioni, a sistemi complessi, che cosa ci resta da fare? Ma in realtà con un cono sempre più ampio.
tanto più noi possiamo liberare, soprattutto in certi angoli del mondo, ma io mi auguro sempre di più in tutto il mondo, l'umanità da compiti che veramente non richiedono la cosa più complessa che l'universo abbia mai creato, cioè un cervello umano, tanto meglio sarà, tanto più però quel cervello potrà dedicarsi a ben altro. E non è la solita cosa, e di nuovo chiudo qua, si potrà dedicare alla musica, alla galleria d'arte, che non è vero, ma si potrà dedicare anche, magari anche sì, ma insomma, non tutte e non tutti, si potrà dedicare certamente molto di più all'intrattenimento, che poi quello che succede, cioè, ma anche a passare qualche momento in più a riflettere su chi siamo, chi vogliamo essere, che cosa possiamo fare in futuro, che cosa possiamo sperare, insomma, per ricalcare un po' il nostro Kant. Ecco, su questo secondo me quindi c'è una forma di, al contempo, ragionevole ottimismo e un bisogno di investire quindi nella strumentazione giusta affinché, visto che si è liberato il tempo per la riflessione, questa riflessione sia anche sostenuta dalle strumentazioni adeguate alla complessità con cui abbiamo a che fare. E qui chiudiamo quindi appunto con la formazione, cioè tanto più il mondo diventa un mondo complicato che dobbiamo gestire interamente noi in maniera molto attenta, tanto più lo dobbiamo fare pensandoci su riflessione, tanto più la riflessione avrà bisogno di strumentazione all'altezza e quindi il cosiddetto upskilling, la cosiddetta formazione e così via. È una bella sfida, ma è una sfida che sta a noi gestire al meglio. Quindi le possibilità si ampliano, l'intelligenza artificiale ovviamente più andiamo avanti, più opportunità anche nell'utilizzarla, ovviamente allo stesso modo si moltiplicano, a questo punto si pone anche una questione di etica, cioè del come noi poi tutta questa ricchezza la andiamo a utilizzare. Nel libro lei, professore, ha indicato 5 principi per un'intelligenza artificiale etica. È fondamentale per lei partire da questo assunto che sostiene: l'intelligenza artificiale non è una nuova forma di intelligenza, ma una forma di agire senza precedenti. Ma è proprio la disgiunzione tra l'agire e l'intelligenza di cui si parlava prima e quell'avvolgimento, termine proprio che lei ha usato nel libro, del mondo, cioè degli ambienti in cui l'intelligenza artificiale opera, a generare importanti sfide etiche che richiedono dei principi fondamentali. Come dicevo, sono 5. 4 di questi sono principi tradizionali della bioetica: beneficenza, non maleficenza, autonomia, giustizia. A questi se ne aggiunge uno che è abilitante per l'intelligenza artificiale, ovvero l'esplicabilità. Di che cosa si tratta? Anche in questo caso ha colto perfettamente uno degli elementi essenziali del libro. Il momento etico è chiave, proprio alla luce di quello che ci siamo detti in questa nostra chiacchierata. Siccome ci sono più responsabilità, più opportunità, più possibilità di fare, allora c'è anche purtroppo più spazio per gli errori, ma c'è anche quindi bisogno di maggiore riflessione etica su questi potenziali errori, ma anche su tutti i vantaggi che vorremmo cogliere. Quindi l'etica diventa ancora più importante e va studiata in maniera ovviamente aggiornata, non è soltanto l'etica del non rubare, non uccidere, e di qui i punti fondamentali che lei ricordava. Di questi, 4 sono già del normale agire nella bioetica, e quindi di qui appunto la linearità, se vuole, almeno del ragionamento, se non la sua correttezza. Se questa è una nuova forma di agire, beh, andiamo a vedere lì dove l'agire lo abbiamo già studiato dal punto di vista etico, nella bioetica, e capiamo subito che ci sono moltissime sovrapposizioni, non c'è molto da inventare per grande parte. Però c'è anche un pezzettino di novità, non è proprio avere a che fare con il cane, il gatto, l'uomo di qui sopra, la donna e così via, l'umanità nel senso ampio. Abbiamo a che fare con un'intelligenza artificiale, cioè con agenti che hanno una certa opacità nel loro comportamento. Questa opacità è legata alla seconda fase dell'intelligenza artificiale, che è quella basata sulle reti neurali. Le reti neurali hanno un cattivo nome, non hanno nulla a che fare in realtà, poi sono anche una somiglianza vaga di famiglia con quelle che sono le reali reti neurali che abbiamo nel cervello, ma insomma un po' un marketing per dire sono tanti nodi legati tra di loro, a seconda dell'equilibrio che raggiungono riescono ad avere un certo comportamento che a noi poi serve per fare questo e quest'altro. Ho semplificato in maniera veramente un po' troppo esagerata, spero che chi ci ascolta non me ne voglia. Ma di fronte a questa seconda fase, che quindi è tutta basata sulla statistica e non sulla logica matematica, non su se allora, se A allora B, ma in realtà su
tutte le volte che c'è qualcosa che assomiglia a A, questo si può correlare a qualcosa che assomiglia a B, e quindi c'è molto più spazio per, ad esempio, la mappatura di immagini e così via. E questo passaggio da un'intelligenza artificiale basata sulla logica, matematica, a un'intelligenza artificiale basata soprattutto sulla statistica, ha fatto sì che in realtà la opacità di questi oggetti sia molto alta. Questa opacità è stata esageratamente enfatizzata. Lo spiego con un piccolo esempio, se abbiamo un momento, perché altrimenti si può pensare che abbiamo costruito delle macchine magiche, di cui non riusciamo a capire il comportamento, il meccanismo, il sistema interno. Beh, sarebbe un po' strano. Allora, immaginiamo il seguente esempio, molto semplice. Stiamo cucinando, magari una cosa leggermente più elaborata di un nuovo tegamino, e abbiamo 10 ingredienti. Questi 10 ingredienti interagiscono tra loro in maniera veramente complessa da un punto di vista tecnico. Cioè, ognuno di questi elementi, tanto più ne metto uno, tanto maggiore sarà l'interazione con tutti gli altri ad un livello talmente sofisticato che, ad esempio, potrebbe venire fuori un bellissimo piatto oppure una cosa che è veramente immangiabile. Metto troppo sale, metto troppo pepe, metto troppo questo, troppo quell'altro, e tutto lo cucino un po' più a lungo, 5 minuti di più, 5 minuti meno. Allora, il tempo, la pentola, gli ingredienti, la modalità, gli stessi strumenti che utilizzo, cioè non tagliare con lo stesso coltello con cui ha tagliato la cipolla, perché poi invece, questo livello di sofisticazione, nessuno viene in mente di dire allora non sappiamo quello che stiamo facendo, e servito, diciamo, il piatto in tavola, dice miracolo. No, è che non siamo in grado, ovviamente per ragioni semplicemente di banale fisica e chimica e così via, di dire per ogni singolo atomo, molecola, come interagisce con tutte le altre. Ma non è che non abbiamo idea di quale sia la ricetta, gli ingredienti, cosa succede e così via. E non sappiamo poi controllare o andare a mettere le mani su che cosa vogliamo cambiare se non ci piace. Guarda, qui c'è poco sale, la prossima volta fai meglio. Ecco, quindi la complessità dell'intelligenza artificiale statistica è la complessità di questo genere di migliaia, questo non decino, ma migliaia e migliaia di nodi che interagiscono tra loro, per cui come faccio a capire perché è arrivato a quel, tra virgolette, piatto finale? Ma quelli sono gli ingredienti, quella è la ricetta, grosso modo arriviamo lì, poi viene bene, viene male, tiro lungo, tiro corto, aggiustiamo fino a che non siamo contenti. Questa capacità di capire dove va la spiegazione è questo quinto elemento della spiegabilità, per dirla in termini diversi, dell'intelligenza artificiale. Perché è una questione etica? Per due ragioni. Perché da un lato noi vogliamo metterci le mani su questo oggetto, e se non ci piace quello che fa vogliamo essere in grado di cambiarlo. Non capendo come funziona non saremo in grado, quindi deve essere spiegabile, almeno a livello di ricetta. Guarda che se metti il doppio del sale, questa cosa viene malissimo. Metti la metà del sale, oppure ci vorrebbe un pochettino di pepe, invece verrebbe molto meglio, oppure guarda che l'olio, non quello ma quell'altro, e così via. Poi il fatto che purtroppo, è qui fuori di metafora, questa intelligenza artificiale viene esercitata, cioè raggiunge la sua capacità di operativa, utilizzando a volte anche ampie, a volte molto specifiche banche dati. E sulla base di questo addestramento finisce per fare una cosa oppure un'altra, per darci un'indicazione oppure un'altra, che noi vogliamo essere in grado di capire se è, tra virgolette, fatto bene oppure no. Se io, e questo è un esempio concreto, lavoro sulla banca dati di un'azienda per prendere le prossime persone, no? Offerta di lavoro e così via, e mi accorgo che in realtà la banca dati dimostra che ho sempre preferito un certo genere di persone piuttosto che un'altra, ad esempio uomo di uomo giovane che parla soltanto italiano rispetto a chiunque altro, magari straniero oppure donna o di un'età diversa, e quindi c'è il cosiddetto bias. L'intelligenza artificiale assorbirà quel bias completamente e lo riprodurrà ingigantendolo in tutte le assunzioni che farò in futuro. Questa è una questione etica che devo poter risolvere, quindi non è soltanto migliorare l'oggetto perché voglio farlo lavorare meglio, ma anche capire se sta facendo la cosa giusta o sbagliata. Per far questo devo essere in grado di spiegarlo, e quindi devo guardare alla ricetta che c'è dentro. Come ho mescolato tutte queste cose? Come ho imparato, tra virgolette, l'intelligenza artificiale a cucinare questo piatto? È il piatto che voglio? Oppure, dati quegli ingredienti, è venuto fuori una cosa che in realtà non va bene? Questo è il quinto elemento che fa dell'intelligenza artificiale una forma di agire diversa da quella biologica, e quindi, tornando a quello che mi diceva, non bastano i principi della bioetica, serve un elemento tutto a sé stante
che è tipico dell'intelligenza artificiale ed è dell'etica dell'intelligenza artificiale. A questo punto, tradurre, trasformare questi principi etici in effettive buone pratiche diventa la sfida, e su questo bisogna indubbiamente lavorare, però può comportare anche dei rischi che vanno conosciuti e compresi in virtù soprattutto di un atteggiamento preventivo che va seguito per evitarne l'insorgenza. Lei ha parlato in proposito di shopping etico, di blue washing etico, di lobbismo etico, di dumping etico e di elusione dell'etica. Questi rischi possono essere più facilmente verificabili anche in virtù del fatto che noi per primi abbiamo commesso un errore negli anni 90, quando abbiamo mal compreso la rivoluzione digitale, l'abbiamo lasciata crescere senza dargli subito una regolamentazione ed è mancata anche una responsabilizzazione sociopolitica. Oggi dobbiamo in qualche modo correre ai ripari, dobbiamo regolamentare. E quali sono, secondo lei, i principali attori di questa regolamentazione? Sicuramente nel nostro angolo del mondo è l'Unione Europea. Abbiamo già in corso un'operazione di regolamentazione che si basa sulla proposta di cosiddetta dell'AI Act, che è appunto una proposta di regolamento a livello europeo delle varie strumentazioni, dei vari sistemi, dei vari prodotti che vanno sotto l'etichetta che abbiamo detto di intelligenza artificiale. Quindi da noi, questo angoletto appunto del mondo, è Bruxelles che farà la differenza. Anche l'AI Act, una volta diventata legislazione, sarà applicato direttamente dai vari stati membri. In generale nel mondo ci sono varie iniziative, sia in Cina, sia negli Stati Uniti, sia a livello dell'organizzazione delle economie più sviluppate, a livello sovranazionale. Direi che c'è un aspetto importante per noi che viviamo in Europa, che è il cosiddetto effetto Bruxelles, cioè una volta che Bruxelles decide che c'è un certo tipo di legislazione che deve essere applicata, le grandi aziende poi è lì che mettono la barra e non la abbassano più, cioè finiscono poi per adeguarsi alla legislazione europea ed applicarla ovunque, anche per semplice inerzia, perché non vale la pena fare le cose diversamente in Europa e magari nell'Africa del Sud o magari in Brasile. E allora l'effetto Bruxelles sarà quello che probabilmente farà la differenza nei termini di legislazione internazionale sull'intelligenza artificiale. Quindi non tanto esportando la nostra legislazione, ma imponendola a noi stessi, e quindi all'interno dell'Europa, richiedendo che le aziende si adeguino a questa legislazione che è basata sul rischio e che quindi poi le aziende finiscano per applicarla anche lì dove non è strettamente necessario, ad esempio in paesi terzi dove l'Europa non ha nulla a che fare, ma che finiscono per essere, diciamo, beneficiare o beneficiare dell'impostazione europea, che io ritengo, e chiudo qua di nuovo, positiva, cioè è un modo abbastanza buono, ben fatto, sempre tutto è perfettibile, raffinabile, ma l'approccio europeo sta dando dei buoni frutti, lo abbiamo visto già con la protezione dei dati, lo vedremo credo anche con l'intelligenza artificiale. Quindi anche in questo caso c'è da essere fiduciosi. Professore, abbiamo compreso che l'intelligenza artificiale costituisce una nuova forma dell'agire che deve essere sviluppata e governata eticamente al fine di evitare, ridurre al minimo e correggere ogni possibile impatto negativo e di assicurare soprattutto che questa intelligenza sia benefica per l'umanità e il pianeta. In particolare l'intelligenza artificiale, lei parla anche di questo nel suo libro, può fare molto rispetto al cambiamento climatico, che è una delle aree in cui l'intelligenza artificiale è utilizzata per supportare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. In particolare, che cosa può fare l'intelligenza artificiale per il cambiamento climatico? Lei ha proposto nel libro 13 raccomandazioni a favore dell'intelligenza artificiale contro il cambiamento climatico. Sì, l'intelligenza artificiale, anche in questo caso, ricordiamo che è una famiglia di tecnologie, di prassi, di diversi elementi scientifici, ma come concetto ombrello può fare tantissimo, raccogliendo un po' tutte queste possibili positive applicazioni sotto qualche concetto un po' ampio. Anzitutto ci aiuta moltissimo sul versante che un filosofo chiamerebbe epistemologico, cioè della conoscenza.
Pensiamo a tutte le analisi del cambiamento climatico, la raccolta dei dati, capire dove stanno andando certe policy. Stiamo ottenendo quello che volevamo? Veramente il mondo si sta raffreddando oppure no? Purtroppo no. Alcune iniziative possono dare veramente un buon frutto. Possiamo, ad esempio, simulare l'impatto della chiusura di certe centrali rispetto a carbone rispetto ad altre. Ecco, tutto questo mondo di previsione, di analisi, di gestione dei dati, lì l'intelligenza artificiale ovviamente gioca in casa e fa molto bene. Con il risultato quindi che ci serve moltissimo per capire e prevedere meglio il cambiamento climatico e tutto l'impatto che stiamo avendo sul nostro pianeta. Poi c'è il settore invece in cui non è soltanto una questione di conoscenza, ma anche di attività, cioè fare la differenza in quello che noi già facciamo. E questo vuol dire, anche qua semplifico molto, ci sono grosso modo tre percorsi. Possiamo fare molto molto di più con molto meno. Pensiamo ad esempio a tutto il recupero dell'energia elettrica che possiamo ottenere grazie all'intelligenza artificiale. Cioè, appunto, Google qualche anno fa utilizzò alcuni algoritmi di DeepMind per tagliare quasi del 30% il suo consumo energetico di elettricità. Qui è l'intelligenza artificiale che fa la differenza, quindi molto di più con molto meno. Poi possiamo fare le cose semplicemente in maniera diversa, cioè cambiare letteralmente il modo di operare che abbiamo sotto gli occhi. Io penso ad esempio alla produzione scientifica da un lato, ma soprattutto a quella industriale. Immaginiamo ad esempio non soltanto in termini di consumo, ma letteralmente di cambiare da una modalità all'altra. Come esempio porterei qui è quello della fusione fredda, che ha avuto un salto, purtroppo ancora minimo, ma molto significativo in termini di realizzabilità, grazie all'intelligenza artificiale. Recentemente appunto avevano notizie da giornale e così via. Poi abbiamo la possibilità di fare cose che altrimenti non avremmo proprio neanche potuto immaginare di fare. Sempre di nuovo con il clima, questo vuol dire ad esempio avere strumentazioni scientifiche che permettono e tecniche che permettono il recupero di energia o lo sfruttamento energetico di fonti che altrimenti con la vecchia tecnologia analogica sarebbero del tutto prive di interesse e penso appunto a tutto il mondo delle energie rinnovabili. Lì con l'intelligenza artificiale possiamo fare veramente molto la differenza, paragonando un po' all'idea che fino all'altro ieri non potevamo risparmiare o recuperare quei piccole differenze, oggi l'intelligenza artificiale permette di fare la differenza anche minima, anche in questo settore appunto delle varie energie rinnovabili. Allora, fare molto di più con molto meno, fare diversamente e fare quello che non abbiamo mai potuto fare in passato, qui l'intelligenza artificiale ovviamente è di grandissimo aiuto e lo sarà sempre di più se, quando lei giustamente diceva, saremo in grado di indirizzarla nel modo accorto, giusto, che faccia bene all'umanità e al pianeta. Se invece la utilizzeremo soltanto, mi permetto di dire un po' semplice, per divertirci e fare un po' di soldi, beh, allora avremo sprecato una grande opportunità, perché serve anche questo, ci mancherebbe, serve anche per far giocare meglio uccidendo qualche mostro e per vendere qualche prodotto in più, ma dovrebbe essere soprattutto una forza buona per salvare noi da noi stessi e il pianeta da noi stessi. Allora sì che saremmo all'altezza della tecnologia che abbiamo sviluppato. Professore, prima di salutarci, credo che una considerazione si debba fare ed è quella relativa al lavoro, perché quando si parla di intelligenza artificiale e di lavoro ci sono anche tanti falsi miti in proposito. Le macchine spaventano in qualche modo, sicuramente tanti lavori spariranno, la produzione verrà sempre più automatizzata, ma questo sarà anche e certamente un bene se proviamo a fare un ragionamento costruttivo sulla scia del verde e del blu, in riferimento ovviamente al suo ultimo libro, come lei sostiene. Ma che cos'è l'essere umano nel momento in cui non è più identificato dal lavoro? L'idea che ciascuno di noi sia il proprio lavoro è un'idea recente. È vero che l'umanità ha sempre dovuto lavorare anche troppo e anche troppo male, in condizioni, voglio dire, di grande disagio per miliardi di persone per millenni. Ma è anche vero che l'identificazione del proprio ruolo sociale con una certa categoria lavorativa
è un po' tipica della società che si è urbanizzata, che si è stratificata, che ha individuato nelle professioni un ruolo diverso e quindi identificante. E allora il medico, l'avvocato, l'ingegnere e così via, l'insegnante, il professore. In un mondo in cui esiste soltanto chi lavora e l'aristocrazia, queste categorie hanno poco senso. Gli schiavi sono quattro gatti, il medico di campagna è forse l'unica, no, il notabile, l'avvocato, sono soltanto quelle poche categorie, piccolo borghesi. Con l'emergere della borghesia, diciamo ottocentesca, proprio per parlare in grandi termini, ecco che allora l'individuo diventa la sua professione. Ma ancora, ad esempio, in Marx noi ancora ritroviamo questa onda lunga della non differenziazione della classe operaia. È un blob, è un tutt'uno, è una massa. Oggi nessuno si identifica con quello, ma non perché non ci sia la classe operaia, ma perché ci sono moltissimi, diversissimi compiti, lavori, impieghi. E quindi è come se uno passasse, appunto, la classe notarile. Ecco, non ha molto senso. Detto questo, forse il passo successivo non è soltanto frammentare la nostra identità lavorativa in centinaia di migliaia di diverse piccole categorie, per cui non si è, diciamo, altro se non l'ingegnere del suono. Uno non è un insegnante, ma è un insegnante di scuola media, non è soltanto un avvocato, ma è un penalista. Ecco, via via, sempre più, diciamo, la nostra identità raccolta su un biglietto da visita che diventa sempre più specifico, ma passare anche oltre, cioè tornare in realtà in maniera buona a non pensare a noi stessi come il nostro lavoro. Allora, in un mondo futuribile, ma non credo né utopistico né, diciamo, troppo lontano, in cui basti sempre pensare alla varietà di valori, di lavori che uno ha fatto e farà e alla molteplicità di impegni che ha durante la giornata, durante i propri anni, in cui quindi noi non ci identifichiamo più con il nostro lavoro in maniera così stretta. Cioè, tu chi sei? Sono un idraulico, ecco, ma in realtà sono una persona che fa tante cose in cui ha anche il ruolo di idraulico e così via. Ecco, in quel mondo lì allora viene meno un po' l'idea che noi si sia il nostro lavoro e emerge un po' di più, io spero, diciamo, eticamente buona, l'idea che quello che conti sia in realtà l'impegno, cioè che cos'è che mi impegna durante il mio tempo, che può essere anche non retribuito. Noi sappiamo che, ad esempio, in Italia ci sono oltre 6 milioni di volontari. Ecco, io potrei a un certo punto della mia vita identificarmi come un volontario. Sono qualcuno che lavora, ad esempio, volontariamente presso questa istituzione e così via. Diciamo, beh, allora non lavori, quindi non vale. No, in realtà vale tantissimo e supera un po' quella cosa un po' ottocentesca per cui io sono il mio biglietto da visita. E su questo io lavorerei un po' di più come società, se fosse possibile, perché altrimenti noi rischiamo di cadere di nuovo in una trappola un po' consumistica, un po' da 800, da 1800 stiracchiato, e veramente sarebbe triste se noi nella società un po' matura, avanzata dell'informazione finissimo per recuperare questa cosa molto industriale, molto ottocentesca, in cui noi siamo letteralmente la professione che svolgiamo. Con tra l'altro il rischio, e chiudo anche in questo caso qui, della perdita di identità quando si va in pensione. Cosa un po' strana, no? Se ci pensiamo, io sono soltanto il mio lavoro, nel momento in cui io non ho più quel lavoro retribuito, non sono più nessuno. Ecco, questa letterale equazione, questa non è qualcosa in cui io credo dovremmo investire, anzi, proprio il contrario. Siamo diamanti da mille sfaccettature, uno di questi è il lavoro per il quale siamo anche retribuiti e ci mancherebbe. A volte quel lavoro è altamente assorbe moltissimo, come immagino il suo, il mio e molti altri, altre volte è meno interessante ed è un lavoro come altri. In ogni caso, bisognerebbe essere in grado di distaccarsi, no, dicevo appunto, dal proprio biglietto da visita e pensare che si è moltissime e tantissime altre cose che fanno della nostra ricchezza umana, appunto, un elemento così diverso da quello che altrimenti la società vorrebbe, insomma, avere schiacciandoci su una piccola casella: sei il professore o sei il tecnico di qualche altra cosa. Su questo vedremo se il mondo andrà in questa direzione. Mi sembra una direzione più naturale e tra l'altro una direzione in cui l'umanità è stata per molto tempo. Dicevo appunto in passato con grande sofferenza, sarebbe in realtà un recupero in maniera costruttiva e positiva di uno sganciamento della propria identità personale dalla propria identità lavorativa. Questo sta già avvenendo, ad esempio, con l'identità dei nostri dati. Vedremo cosa succederà da un punto di vista sociale.
Siamo arrivati alla conclusione. Io ringrazio tantissimo il professor Luciano Floridi per aver scelto ancora una volta per iscritto per dar voce al suo libro. 384 pagine, fitte fitte, bibliografia compresa, non si possono certo condensare in così poco tempo, anche perché, come abbiamo detto, dietro a questo libro c'è prima di tutto un grandissimo lavoro di ricerca. Ma io credo che siamo riusciti a tirarne fuori una narrazione diversa, quella narrazione che, come dicevamo prima, ci deve guidare nell'utilizzo etico dell'intelligenza artificiale e nella sua regolamentazione senza commettere più gli errori del passato. Grazie di cuore, professore. Grazie a lei per il nuovo invito e buon lavoro. Io ringrazio gli ascoltatori e vi do appuntamento alla prossima puntata.